Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo oggi a Larino per seguire l'inaugurazione di Magia di Luci, lo spettacolo delle luminarie appunto di Larino, organizzato dall'associazione Larino nel Cuore per il terzo anno consecutivo. Uno spettacolo davvero suggestivo, tante luci, tanti colori, musica, che un percorso che avvicina proprio al periodo natalizio. Se volete vedere di cosa si tratta, restate con noi. Siamo con il vescovo della diocesi di Termoli Larino, Gianfranco De Luca, è qui per inaugurare le luminarie di Larino, la terza edizione, una festa che qui apre a Larino, ci si avvicina con questa festa al Natale. Che Natale sarà questo del 2019? Ma sicuramente l'augurio è che sia un Natale di luce, perché le luminarie richiamano questo mistero della luce, no? Che il Natale rappresenta, perché è la luce del mondo, Gesù che viene, no? Ecco, si collega anche con il tempo, diciamo, che viviamo, perché con il solstizio di dicembre comincia ad avanzare il giorno sulla notte, no? Ecco. Però è questo anche il senso del mistero cristiano. San Paolo dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino, ecco, svegliatevi, svegliatevi. Certo, c'è bisogno di un risveglio, perché altrimenti ci lasciamo come catturare dalle tenebre dell'incomprensione, delle contrapposizioni, delle divisioni, no? Che sono così presenti e operanti nella nostra vita quotidiana e anche nella nostra vita sociale. Perciò un Natale di luce significa un Natale di relazioni positive, di relazioni buone, di relazioni ricostruite, anche di riconciliazioni, di gesti di riconciliazione. Altrimenti, come il problema è questo, no? Lo spazio per Dio è il nostro cuore. Se il nostro cuore è occupato da ciò che non è Dio, dal rancore, dal risentimento, dal dispiacere, dal turbamento che viene da una vita non soddisfacente, è ovvio che non c'è posto per lui, come accadde quando venne la prima volta, non c'era posto per loro in città. Però c'è posto dove c'è un cuore libero, una relazione positiva, lì c'è posto, perché Dio si è calato nella nostra storia ed è vicino a noi, e lo scopriamo e lo incontriamo nella misura in cui, ecco, gli creiamo questo posto che è prima di tutto nel nostro cuore e poi nelle nostre relazioni positive, buone. Queste manifestazioni, la manifestazione di oggi organizzata da un'associazione Larino nel Cuore, poi anche tutti gli eventi natalizi, l'importanza delle associazioni che fanno anche comunità. Sicuramente sono un valore. Le associazioni sono un valore della società e proprio costruiscono un tessuto connettivo, no? Tra l'insieme e il singolo. Sono come un passaggio necessario e vanno valorizzate, apprezzate e anche ringraziate e possibilmente sostenute queste associazioni. A volte, certo, anche nell'associazionismo o nel sorgere di associazioni ci può essere l'idea della competizione, ma questo poi un po' a lungo andare
sterilizza tutto, perché l'affermazione dell'uno sull'altro porta alla morte di tutte e due, no? Però questo non significa, ecco, dire, non ne, cioè negare la positività della, dell'associazionismo. E in questo caso, finché resta, ecco, di promozione anche del territorio, mi sembra da benedire, nel senso di dir bene, e anche da accompagnare in questo senso. Siamo con Salvatore Faiella, anima dell'associazione Larino nel Cuore, organizzatore e ideatore di questa manifestazione arrivata alla sua terza edizione. Intanto, com'è nata questa idea? Buonasera a tutti innanzitutto. È nata per i bambini più che altro, è nata per far sorridere la gente, è nata per fare qualcosa nel periodo di Natale, che è il periodo per noi più bello dell'anno. Il percorso è lungo le strade appunto del paese vecchio di Larino, e quest'anno c'è anche una parte nuova. Sì, nel paese vecchio abbiamo ingrandito un po' la zona, proprio perché l'anno scorso c'è stato un bel riscontro, quindi abbiamo pensato di fare qualcosa in più. Ci siamo riusciti, abbiamo portato a termine tutto quanto e sembra che la gente già stia piacendo. Come è organizzato proprio il percorso? Ce lo puoi illustrare? Il percorso è organizzato un ingresso all'inizio del centro storico, tutto il viale centrale del centro storico, e poi entriamo nei vicoletti della città vecchia, dove c'è il Largo delle Rose, che ogni anno adibiamo a uno spettacolo diverso. Quest'anno c'è il paesaggio di Babbo Natale, che già era presente anche negli altri anni, però quest'anno l'abbiamo spostato, diciamo, in quel largo lì, che è molto suggestivo. Quali sono gli altri eventi caratteristici? C'è anche il Babbo Natale con la slitta. Sì, Babbo Natale con la slitta, quest'anno col cavallo, speriamo l'anno prossimo con le renne che riusciamo a portare qui. Una manifestazione che i larinesi adesso iniziano a sentire, è sempre attesa, c'è grande attesa. Sì, i larinesi veramente ci fanno sorridere il cuore, perché ci fanno dei complimenti e a loro aspettano il periodo natalizio per vedere cosa noi riusciamo a fare di nuovo. Complimenti che non arrivano solo dai larinesi, ma anche da tutto il Molise e da fuori il Molise, almeno questi commenti lo scorso anno e l'anno precedente. L'anno scorso, diciamo, c'è stato proprio il boom della manifestazione, tante soddisfazioni. E una curiosità, si può dare un numero sul numero di luci appunto utilizzate? Luci utilizzate nei 3 anni, perché questo è il terzo anno, sono circa 90 chilometri. Sia di luci per il percorso, sia le luci fatte con cui ci abbiamo fatto le strutture. Come si fa a ideare, mettere su una manifestazione di questo tipo? C'è tanto lavoro. Ma ideare la manifestazione, diciamo che l'anno scorso abbiamo incominciato da gennaio. Ci affidiamo ai ragazzi del Carnevale di Larino, che ci realizzano le strutture in ferro, e dopodiché noi montiamo le luci a LED su tutte quante le strutture.